È l'ora della rumba! Wow, che ci fate con quelle macedonie in testa? Stiamo festeggiando la bella notizia, capo, tesoruccio caro. Non è soltanto una bella notizia, è una notizia fantastica, strabiliante e incredibile. Sì, Caterina e Brattina se ne vanno via. Oh, per un sonno di piacere, no, per una caccia al tesoro. Oh, un viaggio in nave, Dolcezza le sta salutando proprio adesso. E dove andrete in crociera, zia Caterina? Oh, non è niente di speciale, Dolcezza cara. Bene, mentre noi siamo via, mi raccomando di non dimenticare di pulire il forno. Finire i miei compiti. Pulire le mie dentiere. Tirare la mia biancheria. E ricordati di pulire sempre la cassettina di Maligna. E per essere sicura che non ti annoierai, eccoti qui qualche altro incarico. Qualche centinaia di incarichi vorresti dire, gna gna? Beh, divertitevi! Scommetto che Caterina non va affatto a fare un viaggio di piacere. Scommetto che va su una sinistra astronave fantasma. Un disco volante, sì, diretto a un lontano pianeta, a Saturno. Ma no, Plutone, sì, Plutone, dove tengono prigionieri la gente. I cuccioli, sì, i cuccioli. E poi trasformano i cuccioli in funghi, salsicce, no, pellicce, sì, pellicce. Favolino, direi che la fertilità della tua immaginazione è alquanto singolare. Insomma, nemmeno Caterina Stoneheart è talmente riprovevole. La piccola Dolcezza non sa che il nostro viaggio di piacere è in realtà un viaggio alla mia nuova fabbrica. Dove quegli schifosi cuccioli sono schifosamente prigionieri. Cuccioli prigionieri che presto saranno trasformati in morbide e costose pellicce. Lui che rapisce tutti i cuccioli che ci servono non è altri che l'incubo vivente, il marinaio, il capitano Slaughter! Sì, io sono il grande Favolino e dirigo questo posto. Sono il padrone, esatto, sì, il governo, il re dei canili per cuccioli. Sì, buon re Favolino. E ora puoi baciare i miei regali piedini. Eh? Ma dove è andata a finire? Salve, Ugola. Penelope. Io non avrei mai pensato di rivederti. È passato molto tempo, non è vero? Per bacco troppo, direi. Ne è passata di acqua sotto il ponte. No, cioè sotto il ponte. Sai dov'è capo? Non lo so, cioè io lo so, mamma, non posso dirlo. Cioè posso dirlo, mamma. Lascialo in pace, Penelope. Gli hai spezzato il cuore. Ah, ti prego, suona la ugola per amore dei vecchi tempi. Che cosa? La nostra canzone, sai, quella mia e di capo, ti prego. Ah, d'accordo, ma solo una volta. Tu che vai continuamente, tu non prendi niente, dici sono un can da caccia, ma guardati in faccia, tu vai a caccia di conigli, ma tu gente non somigli, vai a caccia di conigli, ma un sette non somigli. Ugola, credevo di averti detto di non cantare quella canzone. Ma capo, è lei che mi ha costretto. Capo. Oh, Penelope. Capo. Penelope. Capo. Penelope. Beh, almeno ognuno ha capito bene il nome dell'altro. Ciao, Penelope. Ciao, capo. Chi non muore si rivede, vero? Già. Ed è meglio non rivedersi. Sayonara, bellezza. Wow!
Accidentaccio, sapevo che Capo è un tipo che non si scompone, ma si sta comportando come un frigorifero con tanto di scomparto per il ghiaccio. Qualcosa mi dice che è stata quella ragazzina a raffreddare il Capo, se posso dire la mia. A me sembra una pianta grani, già, ecco la P maiuscola, e si dà il caso che la P maiuscola sia l'iniziale di Penelope. Chissà che razza di guai si è portata dietro quella smorfiosa. Aspettate che acchiappi quel cane. Fra tutti i canili per cuccioli di tutte le città di tutto il mondo, doveva proprio entrare nel mio. Che cosa è successo tra te e Penelope, Capo? Già! Oh, ti prego, descrivilo in tutti i dettagli, tesoruccio Capo. Beh, posso anche mostrarvelo. Mettete fuori fuoco, per favore. Oh, sì, che bello! Un flashback, evviva! Cominciò tutto tanto tempo fa nel paradiso per cuccioli di Wagga Wagga. Ah, quella sì che era vita. A quei tempi tutti noi cuccioli vivevamo in pace, libertà ed armonia. Pace! Libertà! Armonia! Oh, sì! Il mio lavoro era quello di gestire il bar della città. Ugola era il capobanda, ma Penelope era l'attrazione principale. Tu che abbai continuamente, tu non prendi niente! Dici sono un can da caccia, ma guardati in faccia! Guardati in faccia! Tu vai a caccia di conigli? Ma Osette non somigli? Io conosco un vero setter che in subuglio cuor si ammette. Io conosco un vero setter che in subuglio cuor si ammette. Bevi con me, bellezza? La faccenda si fece romantica tra Penelope e me, finché Wagga Wagga non ricevette un ospite sgradito. Il capitano Slaughter! Lui trasformò il nostro paradiso per cuccioli in una prigione. E solo pochi fortunati riuscirono a scappare, come Penelope e me. Forza, Capo, mettiamoci in cammino! Ma il cammino non era facile, c'era un ostacolo. Scappa, Penelope, scappa! Sì, sì. No, oh, Capo! Il capitano scomparve nella notte. E così pure Penelope. Mi abbandonò lì tutto solo. E questa è la fine della mia storia. Beh, è anche la fine del mio flashback. Ma Capo, perché? Oh, perché Penelope è venuta qui? Non lo so e non me ne importa, tanto so che mi andrà storta. Oh, no, 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 questo non è vero, Capo. Dici che non mi andrà storta? Oh, ma a te importa di Penelope, dico. Anzi, secondo me tu l'ami ancora. Non l'amo. L'ami. Non l'amo. L'ami. Non l'amo. L'ami. Non l'amo! Sì, l'ami! Capo, ho bisogno del tuo aiuto. Beh, allora, forse l'amo. Resti ferma dov'è, signorina rovina famiglie. Capo non vuole che lei si prenda di nuovo gioco dei suoi sentimenti. E chi te l'ha detto, Violetta? Prenditi gioco, Penelope, prenditi gioco. Accidenti a quella brutta furbastra. Che cosa diavolo avrà in mente di fare? Probabilmente avrà voglia di parlare dei meravigliosi, fantastici vecchi tempi a Wagga Wagga. Ma ormai i vecchi tempi sono passati, povera Wigga Wigga and Wagga Wigga. Wagga Wagga è distrutta, rovinata, non esiste più. Questa tua fabbrica fa davvero schifo, mammina cara. Sì, tesoro. È tutta appiccicosa, imputridita, puzzolente e maleodorante. Lo so, cara. Ed è strapiena di cagnolini schifosi.
Proprio così, Brattina. Ma quei cagnolini ci faranno diventare ricche! Quanto ricche? Molto ricche, dolce ranocchietta mia! Ma prima di tutto dobbiamo trasformare quei luridi randaggi in pellicce con questa conciatrice automatica di cuccioli. E come funziona? Questo è l'unico problema. Pare che il libretto delle istruzioni sia stato rubato a Capitan Slaughter, quell'idiota. Ma il buon capitano mi assicura che riavrà il libretto entro domani mattina. Vedi, lui sa chi l'ha rubato. Mi piace stare sola con te, capo. Completamente sola. Proprio come mi hai lasciato a Wagga Wagga. Oh, ma capo, credevo che il capitano ti avesse finito. E per questo che sono rimasta a Wagga Wagga e mi sono unita ai cuccioli nascosti. Noi abbiamo cercato di salvare tutti i cuccioli che il capitano aveva catturato. E anzi, abbiamo trovato questo nel nascondiglio del capitano. Ah, sì? E che cos'è? Il libretto delle istruzioni di una macchina orribile che lui ha intenzione di usare. Io sono riuscita a scappare con questo libretto, ma lui riesce sempre a rintracciarmi. E così, quando ho saputo che eri ancora vivo, sono venuta qui. Tu sei la mia ultima speranza, capo. Davvero? Sì, davvero. Resta ferma dove sei, guastafeste! Ne ho sentite abbastanza delle tue fandonie. Quali fandonie? Ma non capisci, capocaro, che per riconquistare il tuo cuoricino costei non fa che mentire, mentire, mentire! Non è vero. Ah, no? Beh, allora dacci anche un solo, piccolissimo, minuscolo, microscopico motivo per cui dovremmo crederti. Così va bene. Penelope! Oh, farbacco accidentaccio, dove pensate che se la stia portando? A Wagga Wagga, cioè proprio là dove andiamo anche noi. Cuccioli del canile, diamoci da fare! Dolcezza, non stiamo andando a fare un picnic. Lo so, ma come si fa ad essere eroici con lo stomaco vuoto? Beh, non hai torto, mangeremo per strada. Addio, piccola. Buona fortuna. Ah, Wagga Wagga, è come fare una passeggiata lungo i sentieri della memoria. Purtroppo i sentieri della memoria sono pieni di bietole. Oh, santo cielo, quella è l'auto di Katrina. Ma allora non è andata a fare un viaggio di piacere? Al super favolino non piace dover dire l'avevo detto. Ma l'avevo detto, l'avevo detto, l'avevo detto. Per tutti i diavoli, guardate, Katrina ha costruito una fabbrica proprio qui. E quel che c'è dentro non è un bello spettacolo. È un deposito pieno di cuccioli prigionieri. Oh, oh, stanno arrivando quei brutti musi di secondini. Ho già aspettato abbastanza, capitano. Dov'è il libretto delle istruzioni? Le ho già detto che io non lo so. Te l'ha già detto, mammina cara. Lui non lo sa. Non è così, mio bel capitano. Beh, mio bel capitano, come pensa di trasformare quei cuccioli in pellicce se non possiamo far funzionare quella dannata macchina, pezzo di stupendamente affascinante, elettrizzante giovanotto! Bene, finché abbiamo noi questo libretto e non loro, questa fabbrica di pelliccia è inservibile. Muoviamoci, cuccioli, dobbiamo tirar fuori Penelope da questo immondezzaio. Niente paura, è arrivato super super favorino. Servizio di salvataggio cucciole ai suoi ordini. Capo. Forza Penelope, questa volta lasciamo Wagga Wagga insieme. Ma non possiamo andarcene, capo. Ci sono altri cuccioli che hanno bisogno di aiuto. Cuccioli che mi sono cari. Dai, su, niente lacrime. Diamoci una mossa e finiamola con questo sceneggiato prima che si faccia vivo qualcuno. Oh! Indovinate chi? Ha trovato il libretto, ha trovato!
Pellicce di cane, stiamo arrivando! Il conciacuccioli è pronto per partire! Brattina, come si accende questo affare? Non è facile, mammina cara! Che cosa vuoi dire? Il libretto delle istruzioni è scritto in cinese! No! Non è possibile in cinese! No, no, no! Ma perché ho studiato il francese? Non lo sopporto! Magnifica mossa, Ugo! Hai preso le chiavi! Ora dobbiamo cucciolare i libri! No, no, no! Liberare i cuccioli! Mentre noi cerchiamo il povero infelice capo! Oh, tanta bottiglia di vino sul muro, tanta bottiglia di vin. Se 10 bottiglie per caso cadranno, 70 bottiglie di vin resteranno. Forza, cantate tutti insieme. Beh, è un po' stonato, ma è un inizio. Capo, ci sei anche tu qui? Sì, stiamo tutti tenendo su il muro. Non disperare, mio amato. Troveremo la maniera di uscire tutti quanti da qui. Ti amo. È Penelope! Ah, ma allora mi ama veramente, l'ho sempre saputo. Sono libero! Libero come un uccello di primavera. Il filo indiano, per favore, non si salta la coda, c'è abbastanza spazio per tutti là fuori. Finalmente libero! Ce l'ha fatto un'altra volta. Presto, ragazzi, portate le chiavi. Abbiamo trovato capo. È rinchiuso di sotto nella segreta. All'inferno questo stupido, stramaledetto libretto delle istruzioni. No, io lo odio. E adesso come facciamo a trasformare i cuccioli in pellicce? Come facciamo, mio bel capitano? Aprite le vostre pellicce di cane, anche se dovessi fare il lavoro con le mie stesse mani. Conciatrice automatica sta funzionando. Ce l'ho fatta, capitano, ce l'ho fatta. Potrei anche baciarla. Potrei, no, forse no. Ma presto, facciamole fare un giro di prova. Vado a prendere un cucciolo. So già chi prendere. Tre bottiglie di vino sul muro, tre bottiglie di vin. Forza, ragazzi, cantate tutti quanti. Hello, ragazzi, vi dispiace se interrompiamo la festa? No, perché tanto facevamo tappezzeria. Caro! Tesoro! Penelope, hai sbagliato mira. O forse ho sbagliato io. Oh, mia Penelope, sei veramente tu? Sì, Danny, sì. Oh. Ti avevo detto che ti avremmo salvato. E chi è Danny? Beh, sarà suo fratello, o suo cugino, o qualcos'altro. No, capo. Danny è mio marito. Marito? E da quanto tempo tu ti sei sposata? State bene, bambini? Da abbastanza tempo. Penelope, perché non mi hai raccontato tutto questo? Mi dispiace tanto, capo, ma temevo che tu non avresti capito. Che cosa? Che volevi salvare la tua famiglia? Che cosa c'è da capire? Oh, non so come ringraziarti. Beh, adesso tiriamo fuori da qui te e la tua famiglia. Temo che non sarà così facile. Violetta, la prossima battuta aspetta a te. Giusto. Ma che sta succedendo là fuori? Sono quegli schifosi cuccioli del canile. Teneteli lontano da me. Oh no, che sta succedendo? Credo che questa schifosa macchina sia rotta, bambina cara. Beh, non sia l'impalato, idiota, la fermi, presto, la fermi. Ah,
Grazie, dolcezza, per averci ospitati al canile. Ne siamo stati felici, Penelope. Già, visto? Buona fortuna nella nuova casa, visto? Già. Non avete bisogno di fortuna, con una famiglia bella come la vostra ce l'avete già. Beh, immagino che questo sia un addio, piccolo. È stato difficile lasciarti la prima volta, capo. Non so se posso farlo ancora. Stammi a sentire, Penelope. Sali su quella macchina, perché se non lo farai, lo rimpiangerai. Magari non subito, ma presto e fino alla fine di questa puntata. E ad ogni modo, avremo sempre Wagga Wagga. Addio, capo. Non ti dimenticherò mai. Non so come ringraziarti, piccolo. Capo tesoro, tutto sommato per te e me questo potrebbe essere l'inizio di una grande e bellissima storia d'amore. Tu sei il mio setter, che il cuor fa batter, e se di lontano abbai, non ho più guai. Tu sei il mio caro setter, che il cuor fa batter. L'angolo dei consigli per i cuccioli. Che cosa sarà successo a quel povero cucciolo? Sei ferito? Oh, ma non ha la medaglietta. Bisognerà portarlo subito alla protezione animali. Alla protezione animali gli daranno tutte le cure necessarie. E lo aiuteranno a trovare una casa. Se vedete un povero cucciolo randagio per la strada, chiamate la più vicina protezione animali.